Sono in Calabria, nella provincia di Cosenza e a Civita, a circa 400 metri sul livello del mare, e sono nel Parco Nazionale del Pollino. Il mio tour bike inizia da Civita e scendo verso il Ponte del Diavolo, dove scorre sotto il Raganello. Davanti a me le pareti di Pietra del Demanio. Ed ora costeggio il torrente Raganello per circa 2 km. Il torrente Raganello ha anche affluenti Fosso Conicelli e Fosso Zaccalia. Ed ecco perché trovo lo sterrato inondato di acqua. E qui sono risalito e mi trovo in località Pietre Cadute. E sullo sfondo Civita, che raggiungerò alla fine del percorso. La giornata è ventilata, però qui in Vallata fa caldo. Ed ora circa 2 km di provinciale, attraverso il ponte e salgo verso la Drisa. A sinistra Timpone Olivieri, a destra Timpone del Monte e naturalmente un incendio che ha devastato tutto. Stessa sorte a Monte Spirito Santo e a Monte San Nicolo che stanno di fronte. Ed ecco Civita e dietro Monte Zincomane, Monte Moschereto e Timpa del Principe. Ed eccomi a 748 metri sul livello del mare, qui è la fonte Scosa. Ed ora verso la località Santo Stefano e ai piedi di Pietra del Demanio. 855 metri sul livello del mare. A sinistra Timpa di Porace e a destra Timpa di Cassano. Sono a circa 810 metri sul livello del mare e sono ai piedi della Timpa del Demanio o Pietra del Demanio, e sotto di me Civita a 400 metri di altitudine. Lo spettacolo è bellissimo. È Monte Sellaro. E dopo aver percorso circa 1 km di asfalto sono di nuovo sullo sterrato per andare sul secondo belvedere di fronte Timpa del Principe, Monte Moschereto, e lo spettacolo è meraviglioso. Poco fa ero qui alla Pietra del Diamante e di nuovo Civita sotto di me. Lo spettacolo è grandioso. Sotto di me passa il Raganello. Sera scorsina che più tardi raggiungerò.
e il torrente Raganello e i piani di Sacchitiello. E qui sono all'agriturismo Santa Venere, la timpa di San Lorenzo, Cassano e Porace, e questa è Pietra Sant'Angelo. E sto giungendo a San Lorenzo Bellizzi, ristorante bar Pino Loricato, e qui mi prendo un bel caffè e mi informano che la strada che porta a Serra Scorsile è stata totalmente asfaltata, e anche il tratto che conduce a Destra delle Donne, quindi a Terranova di Pollino. La Scala di Barile, con timpa di Cassano, timpa di San Lorenzo, e lì scorre il Raganello. E la Fonte San Pietro. San Lorenzo Bellizzi, mentre salgo verso Serra Scorsile, e qui di fronte a me timpa di Porace e Cassano e Terranova di Pollino, e a seguire timpone della Bruscata e timpone della Rotondella. Sono a Serra Scorsile e davanti a me la Falconara. Hanno asfaltato anche a Destra delle Donne, e adesso iniziamo a stare. La timpa di San Lorenzo, vista da nord. Sono alla chiesa di Sant'Anna, a circa 1280 metri sul livello del mare. Alle mie spalle la Falconara. Più in basso c'è un sentiero che conduce all'Occhio di Sant'Anna, una roccia con un grande foro. E sullo sfondo la Falconara e la timpa di San Lorenzo. Davanti a me Serra delle Ciavole, Serra d'Orcitone e la Cresta dell'Infinito. E qui sono in località Costa Andrea, e qui davanti a me la timpa di San Lorenzo, timpa di Porace e Cassano. La timpa di San Lorenzo. Sono girato intorno e qui sono a Colle Marcione. Ed ecco la pietra del demanio dove sono passato stamattina, e sotto c'è il sentiero delle capre. Ed ecco Civita e la sentinella 601 metri che la domina. Giunto a Colle Lasciuca prende il sentiero che scende verso Civita. All'altezza del ristorante riprendo di nuovo l'asfalto per poi rientrare e scendere fino in paese, e davanti a me Pietra del Demanio.
e fino al termine ho percorso 66 km e 2444 metri di dislivello.